Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Dark Knight. Siamo nel numero 49, signori, 49, mamma mia quanta strada abbiamo fatto. E in questo focoso giugno ci aspetta una sfida a dir poco estrema. Lo state vedendo? Sto combattendo contro il Nightmare Hollow, che lo trovate negli abissi della Classified Zone, cioè quando raggiungete il livello 200 della Classified. Vi sblocca questa missione, che è accessibile quindi con la chiave che trovate nel 200° piano, e affrontate, diciamo, questo Kirito versione malvagia a livello 300. E questa per me è stata la sfida più difficile che io abbia mai affrontato dentro Sword Art Online, soprattutto per il fatto che io sono riuscito a completarla quando ero solo al 210. Vedete quante skill gli sto lanciando addosso? C'è proprio una pioggia di skill allucinante. Però il problema qual è? Che, diciamo, non è che è una cosa impossibile vera e propria, cioè altri youtuber, altre persone hanno fatto dei video sopra questa sfida, comunque estrema, non per niente semplice, per carità. Però qual è la differenza? Che magari se uno lo fa al 270, al 280, sai com'è? È abbastanza semplice, non è che è impossibile. Ma se lo fai al 210, cioè 90 livelli più giù, beh, allora questa sfida diventa davvero impossibile. Pensate che ci sono molti aspetti da tenere in considerazione per questa battaglia. Innanzitutto, io non riuscivo neanche a colpirlo se non attivavo una pozione di accuratezza. Cioè, senza quella pozione io praticamente non riuscivo neanche a fare niente. Facevo sempre miss, come vedete anche dal video. Cioè, senza attivarla, proprio miss. Perché appunto la sua evasione era talmente alta che, insomma, la mia accuratezza da sola, senza la pozione, non bastava per niente neanche a ferirlo, proprio zero. E quindi dovevo per forza attivarmi la pozione di accuratezza. Poi c'era un altro problema: il vostro protection armor o protective armor, quello insomma che vi permette di diventare invincibili per un tot di tempo, non funziona contro di lui. Semplicemente quando lui ha tutte quelle skill attive, vi colpisce anche attraverso il protection armor, quindi non potete neanche, per dire, difendervi del tipo non mi colpirei più, sono invincibile. No, lui comunque riesce a trapassare anche quell'armatura, quindi figuratevi la sua potenza. E poi ultimo, come se non bastasse, se mi lanciava addosso una skill, praticamente qualunque skill che non fosse forse la prima, che è lo spinning totality, ma tipo qualcun'altra skill qualunque, mi massacrava, mi distruggeva. Quindi dovevo cercare, come stai vedendo dal video, di fare una sorta di guerriglia, scappare, indietreggiare, poi attaccare, andare avanti così. Però il problema è che avevo anche il tempo limitato della pozione di accuratezza, quindi diciamo che per quanto potessi fuggire dovevo comunque attivare la pozione di accuratezza e cercare di attaccarlo in quel lasso di tempo in cui era attiva. Poi dopo ci si poteva pensare del tipo scappo, e appena trovi il momento favorevole riattivavi un'altra pozione di accuratezza e andavi avanti. Qui vedete, a volte le skill non sempre lo prendono, tipo il Nebula Rempress qui ha fallito miseramente, perché appunto non è che soltanto io mi muovo nella mappa e lui sta fermo, cioè lui comunque si muoveva bello veloce, insomma, quindi è un bel casino. Cioè, voi potete schivare le sue skill come lui può schivare le sue, però lui vi fa malissimo perché è al 300, e voi invece non gli fate una pippa perché siete al 210, giustamente. Però davvero, sono davvero orgoglioso di questa battaglia, per quanto io alla fine, a quel tempo, insomma, quando ero al 210, non ero magari così esperto, diciamo, per affrontare una sfida del genere. Però comunque ci ho messo tutto l'impegno e la dedizione necessaria, alla fine ci sono riuscito. Vi ricordo che ci avevo messo tipo 2 giorni di combattimenti, tipo stato lì da 2 giorni a cercare di ammazzarlo, perché poteva sembrare una sciocchezza, ma bastava davvero che lui ti lanciasse una skill per dirti, quando meno te lo aspettavi, ti lanciavo un Nightmare Rain, boom, morto. All'istante, disintegrava tutta la vita. E oh, ma sai com'è, una a livello 300, per forza succede una cosa del genere. Quindi, come ho detto prima, la sfida non è impossibile, si può fare. Però dipende anche il livello di difficoltà a cui siete sottoposti, diciamo. Quindi se siete 90 livelli più giù, è una sfida praticamente impossibile. Cioè davvero, dovete buttare il sangue, come ho fatto io,
però è stata davvero una grande soddisfazione. Beh, è anche un po' quella cosa che piace nei GDR, cioè della sfida estrema, ecco, non dico adesso che è come Dark Souls, insomma, però comunque la questione è sempre cercare magari nuovi stimoli per divertirsi, no? Anche quello di affrontare certe sfide estreme. E a volte capita che questa sfida estrema diventi anche un'ossessione, come nel mio caso, ho detto, ah, basta, finché non lo ammazzo questo bastardo, io sto qui, non me ne frega niente, continuo ad affrontarlo miliardi di volte finché non va giù. Devi andare giusto, bastardo, fino in fondo. Mamma mia. La skill forse più efficace contro di lui, come avete appena visto, è l'Eclipse, perché ovviamente l'Eclipse ha la particolarità che colpisce sempre, quindi anche senza la pozione di accuratezza era possibile colpirlo con Eclipse, quindi diciamo che se non avevate pozioni di accuratezza ed eravate al mio livello, potevate comunque andare avanti ad Eclipse. Certo, ci avreste messo tipo 2 ore di video, però magari ci avreste fatto lo stesso, piano pianino. Poi mi raccomando, cercate ovviamente di sfruttare al meglio i buff di attacco, forza, queste cose qui, ma questo penso lo sappiate. Ma anche perché se siete arrivati, insomma, a Hollow Nightmare, non siete delle persone scarsissime, ecco. Perché come vi ho detto prima, dovete arrivare al fondo della Classified Zone, che sono 200 piani di mostri. E negli ultimi 20 piani sono tutti a livello 300, quindi insomma, c'è poco da scherzare. Sono tutti a livello 300, ti fanno culo a caparra. Mi ricordo quando ero andato in multiplayer, che facevo la Classified, ad esempio andavo con degli americani, e magari in un gruppo da 4 ci si metteva tutti con le pozioni di invisibilità, che si chiamano le Veil Potion, quelle, diciamo del velo, il velo di Maya, stile filosofico di Schopenhauer. Madonna santa. E usando le pozioni a turno si facevano tutti i piani in invisibilità senza neanche affrontare i nemici, perché come vi ho detto prima erano tutti a livello 300, quindi era una cosa abominevole. Però può risultare utile per livellare, ad esempio io sto molto livellando nella Classified e quindi torna davvero utile. Diciamo che torna utile dopo il 250, perché prima del 250 magari trovate delle missioni a Death Game in multiplayer che riuscite quindi magari a fare un bel po' di livelli senza neanche fare grandi sforzi, perché i mostri respawnano alla velocità della luce, mettete lì e li ammazzate senza pietà. Mi ricordo si chiamava Necessary Deforestation una, quella degli alberelli, e l'altra non mi ricordo, l'altra c'era tipo le falci, che è quella che facevo di solito io, ma insomma non era affatto male. E ritornando invece al video qui, insomma, che cosa diamine sta succedendo? Sono riuscito a buttarlo a vita gialla, che già è una cosa molto complicata, però è anche un motivo per cui stare particolarmente attenti, perché insomma l'avete buttato a vita gialla, poi morire adesso come stronzi non sarebbe stata affatto una cosa bella. Un'altra cosa che ho notato è che a volte mi dà abbastanza difficoltà è quando lui fa il parry bastardo, cioè para la skill. Magari volete fare una combinazione, uno SS cattiva, e lui bastardo si mette in parata e vincula a sangue, dice pam, arrivate tipo all'ultima skill, lui la para e vi blocca tutto l'arduo lavoro a cui siete arrivati. Però insomma bisogna anche cercare di effettuare quella combinazione quando lui non ha tutti quei buff attivi, perché sennò vi stoppa, cioè vi ferma prima, cioè basta che vi sfiora, tam, vi blocca la skill, cioè miliardi di buff. Soprattutto bastardo il Muted Edge che usa, che è praticamente una battle skill che raddoppia praticamente la velocità degli auto-attack. Quindi appena lui vi arriva vicino con auto-attack vi toglie quasi il doppio, perché ve ne fa due, fa con le spade a super velocità. Sembra davvero che la sua peculiarità sia più la velocità che non altro, insomma, oltre al danno. Però il danno diciamo che è paragonato al fatto che è 90 livelli su, non tanto perché ha una forza disumana. Quello è il senso. Bene. Poi adesso vedete che cerco un po' di destra, sinistra, scansa, vai di là, vai su, vai giù. E poi appena riesco, insomma, ad avvicinarmi, gli partono le mille skill. È una cosa pure ottima da fare nel caso, insomma, vogliate anche aumentare il danno e cercare di magari fare una schivata perfetta prima di attaccare, perché vi dà il bonus dei critici, venite anche voi tutti con l'aura rossa. Però quella particolarità dovete sbloccarla dall'implementation, quindi se non avete fatto l'implementation per le schivate perfette, andatevela a fare. Qui vedete, ha lanciato un eclipse a muzzo e io poi diciamo cerco di sfruttare tutte le
le opportunità, ecco. Diciamo la cosa migliore è quando lui gli effettua una skill e quindi è praticamente indifeso, gli andate da dietro e gli cacciate non si sa quante skill sulla schiena, insomma gliela aggiustate per bene la sua schiena. Però vedete che per quanto io cerchi insomma di fare le combinazioni, lui può sia pararmele sia può magari toccarmi, può cancellarmele un attimo prima che io abbia finito, quindi non è che si può andare sempre avanti a OSS, cioè ogni cosa ha i suoi limiti. Poi ho provato anche altre strategie del tipo indietreggiare per evitare che mi colpisse prima che mi fermasse la skill, però poi magari lui indietreggiava, come state vedendo adesso qui con Nebula Rempress, indietreggiava anche lui e quindi Nebula Rempress andava completamente a vuoto, insomma. Quello è, come ho detto prima, è diverso da un boss magari che è più statico, no? Lui si muove come un infame, ma un po' come avete visto anche quando ho affrontato Po. Però Po ovviamente era scarsissimo, non era di certo a livello 300 come questo Hollow Nightmare. La cosa è che insomma ci fosse questa versione malvagia di Kirito, Hollow, comunque mi ha letteralmente appassionato, cioè mi ricordava quasi i tempi di Devil May Cry in cui c'era Dante contro Virgil e ci si menava sangue, insomma il gemello malvagio. Tema ricorrente che però è esaltante perché alla fine qual è l'unico modo per fermarti se non te stesso o un tuo parente, insomma un tuo parente nel senso che è talmente vicino a te che si può approssimare a te, nel senso che solo tu puoi essere l'artefice della tua stessa disfatta, non questi miseri mostri che ho affrontato nella storia, insomma. Anche se miseri tanto non erano, insomma, come vi ho fatto vedere cos'era nel 46, quando ho affrontato tutti i boss advanced, insomma, non è stata affatto una passeggiata, ecco. Certo, dal video sembra così, ma in realtà non lo è affatto, perché appunto è comunque complesso, no? Magari abbassate la guardia, state effettuando una skill, il boss vi lancia una delle sue skill più potenti, magari voi non siete neanche full vita e vi distrugge, vi disintegra, c'è poco da fare. Nel caso dell'ex Eterna vi ricordate, no? Vi lanciava per dirvi l'Hollow Slasher, magari non eravate diciamo ben protetti, non avevate un hyper armor o niente addosso e insomma venivate puniti senza pietà, magari era lì, gli mancava un briciolo di vita, era rosso, bam, Hollow Slasher e vi inculava senza pietà, quindi insomma finiva sempre così. Poi vedete, so ogni tanto sempre cercando di vedere a che punto è il Nebula Rempress, perché adesso che è a vita rossa forse è il momento migliore per cercare di cacciargli giù un bel Nebula Rempress e fargli malissimo. Ovviamente non trascurate il fatto di pupparvi di pozioni, perché pure quelle sono importanti. Come ho detto prima, senza pozioni di accuratezza non si poteva neanche colpire questo bastardo, cioè proprio baffato fino all'oltre possibile, cioè davvero. Comunque siamo arrivati quasi agli sgoccioli di questa battaglia. Notate che è durata tantissimo, però adesso vedrà la sua inevitabile disfatta finalmente, cioè era ora. Guardate quel Nightmare Rain, cattivo, però va completamente a vuoto. E qui adesso ne approfitto, gli vado da dietro e patapam, iniziano le miliardi di skill a colpirlo. E poi dopo, adesso, fra poco, vedrete che gli faccio una bella sorpresina, perché alla fine quando mi stoppo con le skill, decido poi alla fine di buttargli un Nebula Rempress. Però caso ha voluto che questo Nebula Rempress praticamente partisse un attimo prima del suo stesso Nebula Rempress. Cioè è stato un Nebula Rempress contro un Nebula Rempress, è stato proprio uno a specchio. E però quando attivate il Nebula Rempress sapete che siete invincibili, quindi avendolo attivato un attimo prima il suo non mi ha fatto niente, mentre il mio gli ha fatto malissimo. Stessa cosa per poi Eclipse, ci siamo attaccati allo stesso modo con Eclipse, tutti e due praticamente a specchio, io che lo lanciavo, lui che lo lanciava, però io sono stato un attimo più veloce e quindi lui non ha potuto più colpirmi, insomma, guardate, che potenza. Qui è stato proprio quasi a specchio davvero, il buono contro il cattivo che usano la stessa skill, però ovviamente io sono più forte e riesco quindi a porre fine a questa battaglia. E quindi adesso non rimane altro che finirlo con il Nightmare Rain, l'ultima pozione di accuratezza e via, e si attacca. E che dire, è stata una battaglia intensa, bellissima, spero che vi sia piaciuta. E ragazzi, ci vedremo poi nel prossimo episodio come al solito. E mi raccomando, vedete i miei video, mandate anche fuori al mare, perché qua fa un caldo che si muore, quindi
Mi raccomando, godetevi le vacanze, godetevi l'estate e ci vediamo quindi nel prossimo video. Da Dark Knight è tutto, ragazzi. Ciao a tutti!